Valtellina e Altonario, le forze dell'ordine fanno guerra ai ladri. Scuola, viaggi, distruzione senza paura. Albo Saggia in 400 per Kilian e poi Valtellina Orobie, meno 1 al via. Questo ed altro nel notiziario di TSN. Benvenuti. Ardenno più sicura dal punto di vista idrogeologico grazie a 900.000 euro stanziati da Regione Lombardia. Ed è proprio con questi investimenti regionali che sarà possibile avviare l'adeguamento idraulico e il consolidamento dell'alveo del torrente Oria in località Ponte del Baffo, colpito da una frana il 25 e 26 dicembre del 2013. Lo stesso smottamento che aveva poi raggiunto il fondovalle occupando la sede della strada provinciale 9 della Valmasino, danneggiandone muri di contenimento, briglie e vasche di accumulo. I fondi stanziati serviranno a consolidare dunque l'alveo mediante alcune scogliere e attraverso la realizzazione di 3 briglie necessarie per limitare le pendenze. In netto calo i furti in provincia di Sondrio, questo grazie anche all'impegno delle forze dell'ordine che incessantemente presidiano il territorio, ma tutti i dettagli nel servizio. Giovedì 24 gennaio, ore 20, Cosio Valtellino. Anche questa sera, come molte delle precedenti, ci imbattiamo in un posto di blocco sulla statale 38. Gli agenti della polizia deviano le auto e controllano le persone a bordo, una per una. Alcune macchine vengono fatte accostare. Fuori ci sono 3 gradi, ma i controlli proseguiranno ancora per lunga parte della serata e anche per le prossime settimane, così come disposto dal questore di Sondrio, Alberto Massimo Colucci, anche con l'ausilio delle pattuglie del reparto prevenzione crimine della Lombardia, nuclei altamente specializzati in queste attività. Le forze dell'ordine della provincia di Sondrio, questura e carabinieri non mollano. Ormai da quasi 2 mesi dispiegano uomini e mezzi per contrastare il verificarsi dei furti nella nostra provincia, ma non solo. Infatti anche gli uomini dell'arma del comando di Lecco condividono lo stesso impegno presidiando l'Alto Lario e la zona di Colico, dove nelle ultime 2 settimane si sono registrati 2 colpi e proprio per questo sono scattate immediatamente le misure preventive con un'intensificazione della presenza delle pattuglie in paese. Le principali vie d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna sono anche monitorate da un sistema di videosorveglianza con telecamere in grado di leggere il numero delle targhe che permette di risalire a tutti i movimenti fatti dalla vettura oggetto di segnalazione da parte delle forze dell'ordine, a cui si aggiunge anche la polizia in servizio sui treni, in borghese e non. Risultato di questi primi mesi di operazioni sono stati una decina di ladri individuati e arrestati ed un calo netto dei furti in provincia di Sondrio. La provincia di Sondrio informa che a decorrere dal 1 marzo le aziende di trasporto pubblico locale della provincia di Sondrio potranno aumentare le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti del 4%. L'aumento oscilla tra i 5 centesimi per il biglietto semplice e i 5 euro per gli abbonamenti mensili. Rimangono invariati i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Io viaggio ovunque in Lombardia. L'ultimo aumento delle tariffe risale al 2014. Il numero delle corse resta invariato a tutti i comuni, compresi quelli più piccoli di montagna e quelli turistici. Avranno a disposizione il medesimo servizio di cui finora hanno beneficiato. Protocollo d'intesa tra Gruppo San Pellegrino, di cui lo stabilimento Levissima di Val di Sotto rappresenta uno dei fiori all'occhiello, ed organizzazioni sindacali per sostenere il comparto delle acque minerali. Tra gli obiettivi di tutela delle fonti, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle opportunità occupazionali e il miglioramento continuo degli standard di flessibilità, sicurezza e qualità del lavoro, punti che avranno certamente ripercussioni positive sullo stabilimento dell'Alta Valle. Ed ora parliamo dei viaggi di istruzione all'estero degli studenti delle nostre scuole superiori. Più di un genitore ha avanzato qualche perplessità dopo i recenti fatti terroristici avvenuti a Parigi, ma tutti i dettagli e le interviste nel servizio. Viaggi di istruzione a rischio per gli allievi delle scuole superiori? Sarebbero infatti numerosi i genitori titubanti all'idea che il figlio parta per qualche giorno in una capitale europea dopo i recenti fatti legati agli attentati di Parigi. A rassicurare però le famiglie, in particolare degli studenti che hanno le lingue straniere come materie di indirizzo, come quelli del liceo linguistico, delle
delle scuole orientamento turistico e dell'Istituto Tecnico in Rapporti Internazionali, ci pensa il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, Nicola Montrone, che sottolinea l'importanza di queste esperienze nella formazione dei ragazzi. Il fatto che normalmente si scelgano capitali europee è perché per conoscere una cultura ci si immerge appieno nelle grandi città. Certo, gli ultimi eventi che hanno colpito la nostra immaginazione fanno temere. L'ideale sarebbe continuare a svolgere la propria attività, i propri compiti con normalità, certo avendo una particolare attenzione. I docenti accompagnatori sono consapevoli, preparati e sono certo che accompagneranno le classi con responsabilità. Città come Milano o Roma di fatto condividono lo stesso stato d'allerta di città come Parigi, Londra, Strasburgo o Berlino, né più né meno. Anche prima il Ministero degli Esteri invitava sempre chi si avviava per un viaggio a guardare, a conoscere bene la meta e le condizioni politiche in cui si trova il paese in cui si reca. Ma i nostri viaggi di istruzione di solito vengono fatti in ambito europeo proprio per approfondire meglio la conoscenza dell'Unione Europea, quindi penso che non ci siano grandi rischi. Quindi i rischi stessi della nostra nazione? Beh, in effetti tutti i paesi ormai vivono sullo stesso livello. Dal 1 febbraio agli artigiani operanti nel Canton Ticino sarà richiesta l'iscrizione ad un apposito albo. Questo è il risultato dell'entrata in vigore fra pochi giorni di una legge cantonale ticinese che obbliga a tale adempimento non solo le imprese svizzere ma anche quelle straniere che lavorano nel cantone. Una decisione che preoccupa fortemente il presidente di Confartigianato Johnny Gritti, che ha rimarcato come la situazione avrà senza dubbio ripercussioni negativi per le imprese della provincia di Sondrio. Questa scelta infatti non solo appare discriminatoria verso le imprese straniere, poiché le appesantisce di nuovi costi e di nuovi adempimenti burocratici, ma appare anche in contrasto con gli accordi bilaterali Unione Europea-Svizzera. A 73 anni dalla battaglia di Nikola Jevka, il gruppo degli alpini di Sondrio ricorda tutti i caduti nello scontro russo rimasto nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Domenica 31 gennaio alla Chiesa dei Frati, in località Colda di Montagna in Valtellina, alle 9:15 si terrà la cerimonia di alza bandiera seguita dalla Santa Messa in memoria degli alpini morti in quella tragica battaglia. È ormai imminente l'inizio della Coppa del Mondo di sci alpinismo Valtelline Orobie ad Albosaggia. Nella serata di ieri abbiamo incontrato uno dei protagonisti, Kilian Jornet. Vediamo. Kilian Jornet Burgada ha fatto il pianone. All'attenzio struttura di Albosaggia ieri sera sono accorsi in più di 400 per il campione spagnolo dello sci alpinismo e skyrunning, ospite dell'ultima delle tre serate organizzate dalla Polisportiva, a margine della due giorni di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in programma nelle giornate di domani e domenica nel comune orobico. Accolto dal calore dei tantissimi appassionati presenti, Kilian ha raccontato in breve la sua vita. Nato e cresciuto a Cap del Rec, rifugio a 2000 metri di quota, a 5 anni aveva già scalato il suo primo a 4000. Kilian è tutt'uno con la montagna, alla quale è legato da una sconfinata passione. La stessa passione è ritrovata qui in Valtellina. Da sempre queste valle si sente che c'erano appassionati di montagna, c'è tanta gente che amano tanto lo sci alpinismo come la corsa a piedi, come l'alpinismo, allora è sempre un piacere tornare in Valtellina e comunque qua ci sono tanti amici, è sempre un bel posto e trovarsi con questo ambiente. Il fuori classe ibirico non ha saputo resistere alla tentazione di andare a perlustrare il percorso dalla gara di Coppa del Mondo, nella quale sarà certamente protagonista. Quest'anno è un po' strano perché c'è pochissima neve dappertutto, allora comunque aveva fatto la gara
qualche anno fa già mi ricordo tanta neve, quest'anno un po' meno, soprattutto la prima, l'inizio, la prima salita, poi l'ultima discesa, sì, sarà un po' secca, ma poi in quota le condizioni di neve sono buone, sarà una gara bella, tecnica e difficile, perché con questo percorso un po' più tecnico è difficile fare distacco con gli altri. Anche se l'obiettivo di Kilian rimane sempre quello di divertirsi e di vivere la montagna a 360 gradi, il fenomeno spagnolo non nasconde la voglia di poter dare il meglio per tentare di bissare il successo della prima tappa del circuito di Coppa, andato in scena proprio sulle nevi della sua terra. Allora è andato molto bene, da casa mia, qua siamo a casa Boscacci, forse sarà lui che la prenderà, no? In Andorra sono andato bene, ma tutti sono molto in forma, abbiamo visto che la gara si guadagnano per secondi, c'è Boscacci, Michele che è veramente in forma, ma anche altri, Jacquemo, Isuiseri, con Remi, con Antammaten, e ci sono tanti, sarà una bella battaglia, credo. Il festival pianistico prosegue con un evento straordinario. Alessandro Degli Avanna, pianista di fama internazionale, già apprezzato dal pubblico del festival, esegue l'integrale degli studi di Chopin per pianoforte sabato 6 febbraio alle 21 all'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno. L'occasione d'ascolto è davvero rara, si tratta di un vertice assoluto della letteratura pianistica d'ogni tempo. Il concerto permetterà di ascoltare in un'unica serata i 27 studi del grande compositore polacco, i 3 studi scritti per il metodo dei metodi di Moschele, i 12 studi, opera 10, dedicati a Franz Liszt, e i 12 studi, l'opera 25, dedicati a Marie Daguot. Siamo in chiusura, vi ricordo sabato e domenica il settimanale di TSN alle 10, alle 12, alle 17, alle 19.15, alle 20.30 e alle 22.15 sempre sui nostri canali, e poi seguiteci su Facebook e Twitter e non dimenticate il canale di YouTube dove troverete questi ed altri servizi realizzati a cura della redazione di Telesondrio News. Mi fermo qui, spazio allo sport con Elisa Compagnoni, grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento con l'informazione. Lo sport. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica. Ormai è ad Albosaggia, è tutto pronto per ospitare la Coppa del Mondo. Ormai ci siamo, Albosaggia è pronto a dare il via alle 2 giorni di Coppa del Mondo di sci alpinismo, con la prova individuale in programma per sabato sulle pendici del Meriggio e domenica con la prova sprint in programma a Caspoggio. Non manca davvero nulla, tracciato pronto e squadre nazionali già in pista stamane per testare il percorso, in primis gli azzurri capitanati da Stefano Bendetti e Davide Canclini, che per la gara di casa hanno convocato una rosa davvero nutrita, in cui figurano ben 8 valtellinesi, Michele Boscacci, Robert Antonioli, Lorenzo Olsnek, Nicolò e Pietro Canclini, Andrea Prandi, Giulia Compagnoni e Giulia Murada. Campioni che potrete vedere in azione non solo sui campi di gara, ma addirittura nel cuore della città di Sondrio, grazie alla diretta che la nostra emittente manderà in onda sul maxischermo allestito in piazza Garibaldi, oltre che sui nostri canali 172 e 601 del digitale terrestre. Ma le sorprese non finiscono qui. Ancora in piazza Garibaldi alle ore 18 di sabato verrà allestito un salotto talk show condotto dalla nostra Elisa Santamaria e dal giornalista sportivo Maurizio Torri, direttore della testata online sportdimontagna.com, nel quale sarà trasmesso un video con le highlights della giornata. Insieme a loro, 3 ospiti d'onore della disciplina: Graziano Boscacci, una delle prime leggende dello sci alpinismo, in compagnia del figlio Michele Boscacci e Robert Antonioli, i 2 azzurri certamente fra i migliori candidati in lizza per le posizioni che contano in questa seconda tappa di Coppa del Mondo. A riscaldare l'atmosfera, il vin brûlée offerto dagli alpini di Albosaggia. Un weekend assolutamente da non perdere, 2 intense giornate di puro sport e adrenalina. Si sono conclusi oggi gli Special Olympics, i giochi olimpici invernali dedicati alle persone con disabilità intellettiva, che ha visto l'Alta Valle teatro di grandi sfide fra sci alpino, sci di fondo, corsa con le ciaspole e snowboard. Una 27esima edizione fatta soprattutto di grandi emozioni per i 464 atleti in gara, che hanno gareggiato soprattutto all'insegna dell'amicizia e del divertimento, incitati dal numerosissimo pubblico presente, con circa un migliaio di studenti delle scuole. Ed ora invece passiamo al calcio. Speranze azzurre per Amedeo Fascendini. Il giovane calciatore del Sondrio Calcio, classe 1998, ha ricevuto la lettera di convocazione per il raduno pre-nazionale Under 18, che si svolgerà il 1 e 2 febbraio a Coverciano, sotto la guida di mister Francesco Statuto. Ed ora invece passiamo alla corsa.
Domenica 31, tutti di corsa con la Carnival Running, la gara non competitiva organizzata dai ragazzi del gruppo giovani di Talamona, rigorosamente in maschera. La manifestazione, con avvio alle 14.30 da Talamona, vedrà la partecipazione dei ragazzi della comunità di recupero di San Patrignano e promozione umana con alcuni campioni dello sport valtellinese, fra cui Alice Gaggi. Una corsa di 5 km per dire no alla droga e sì alla vita. A seguire merenda per tutti con frittelle, chiacchiere e cioccolata, con la premiazione delle maschere più belle. E con questo si conclude il nostro notiziario, vi auguro buon fine settimana e a sentirci a lunedì, amici sportivi.